per il tutorial di Carp Online andiamo a vedere il Blood Knot, cosiddetto nodo di sangue, che serve a unire filati o nylon di diametro analogo. Ecco le due parti da unire, le incrociamo, lasciamo abbastanza spazio per poter lavorare e, tenendo bloccato con le dita, cominciamo a ruotare la prima estremità attorno al primo filo. 5 giri sono sufficienti, dopodiché andremo a inserirlo per ottenere questo tipo di situazione, sempre aiutandoci con le dita. Andremo a effettuare la stessa operazione dalla parte opposta. Dopo 5 rotazioni dovremo reinserire in senso opposto al primo spezzone, quasi a formare un otto. Ora il nodo è praticamente concluso, si tratta di serrarlo semplicemente facendo in modo che le fibre gradualmente si vadano a stringere senza sovrapporsi. Una volta chiuso andremo a eliminare le parti in eccesso. Avremo ottenuto il nodo di sangue, o blood knot.